Buongiorno, allora per me farmi fotografare per questa mostra ha significato condivisione. Quando si condividono i problemi normalmente si alleggeriscono. È una mostra sulle vite atopiche, quindi la fotografa è entrata nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia intimità. All'inizio c'è stata un pochino di reticenza, perché comunque mettersi a nudo, mostrare quello che per me e per gli atopici è un problema e per gli altri è comunque diffidenza, non è facile. Poi però si riflette e si pensa che quando si condivide si può aiutare anche gli altri, chi magari prova vergogna, solitudine in questa malattia, perché spesso non è capita. E quindi condividere la mia vita da atopica, la vita di mio figlio atopico, ha alleggerito questo peso e spero che possa aiutare qualcun altro. Allora, il valore di questa mostra fotografica è far conoscere quello che è la vita degli atopici, cercare di farci conoscere, di sensibilizzare più gente possibile, sollecitare le istituzioni. Quindi vi invito a visitarla e ad avvicinarvi all'associazione che è composta da volontari, che cercano appunto di dare un sostegno a tutti gli atopici.